Olio di palma free e OGM free. È una rassicurazione che quasi tutti cerchiamo sui prodotti alimentari e non possiamo negarlo. Campagne martellanti contro l'olio di palma hanno sempre insistito sulla pericolosità per le nostre arterie dei grassi saturi in esso contenuti e sugli immensi danni per l'ecosistema connessi alla sua produzione. Tra tutti, la devastazione irreversibile delle foreste tropicali e l'annientamento di specie animali a rischio come gli oranghi. La diffidenza verso gli OGM è invece la conseguenza di numerose ricerche che affermano siano cancerogeni. Eppure, negli ultimi mesi, con le catene di approvvigionamento degli oli vegetali e delle granaglie completamente saltate a causa della guerra in Ucraina, questi due sorvegliati speciali delle nostre tavole tornano prepotentemente alla ribalta, come soluzione per la carenza mondiale di semi di girasole, mais e grano. Dovendo così fare di necessità virtù, oggi sentiamo sempre più spesso decantare le loro qualità. C'è chi insiste sul fatto che bisogna tornare all'olio di palma perché la sua resa per ettaro è 4-8 volte maggiore rispetto a quella di altri oli vegetali e che il suo costo, pur aumentato in questo periodo, risulta comunque del 20-30% più basso rispetto a quello dell'olio di girasole. Senza tralasciare la vulgata di tutti coloro che dicono che i grassi saturi di cui è composto non sono poi così pericolosi come gli altri oli simili. Ci sono poi gli estimatori degli OGM di nuova generazione, che sostengono siano molto più sicuri e garantirebbero colture intensive a basso costo e senza alcun rischio per la salute. Ma una cosa è certa, guerra a parte, la domanda di materie prime nell'industria alimentare risulta costantemente in crescita. E solo per gli oli vegetali, entro il 2050 si prevede un aumento dell'85%. Un problema, insomma, non più differibile, a cui bisognerà presto trovare una soluzione. Insomma, lo avete capito, ci siamo chiesti, per far fronte alle crisi prossime, anche alle possibili crisi alimentari, dovremmo cambiare il modo in cui mangiamo? Ne parliamo tra pochissimo, TG Parlamento. Allora, buongiorno professor Giorgio Calabrese, nutrizionista, grazie per averci raggiunto e collegato, buongiorno. Lo vedete. E, insomma, oli vegetali, diciamo, generici, OGM di nuova generazione, e, insomma, tutto questo sembra già scritto nel nostro futuro alimentare, ma è sicuro? Perché fino all'altro ieri sembrava fosse il male, parlo dell'olio di palma, parlo degli OGM. Paganini già mi ha dato un'occhiata. Monica, c'è l'evoluzione, sì. Noi abbiamo combattuto gli OGM in un periodo in cui non erano certe le condizioni per il salutismo, perché potevano creare delle alterazioni immunologiche, sì. Man mano che si è andata avanti, oggi si è riuscito a fare un discorso molto semplice. Una volta si facevano gli OGM facendo fra varie specie, noi abbiamo il DNA che è una doppia elica e si lavorava all'interno del cambio, immettendo magari una cosa dal mondo animale in quello vegetale. Con le nuove tecniche, la tecnica di TEA, di evoluzione assistita, o NBT o NGT, si sì. Sta lavorando solo su una delle due eliche e intraspecie. Questo significa che noi stiamo andando a lavorare, se parliamo di pomodoro, lavoreremo di pomodoro. E all'interno si fa un lavoro naturale in modo da non creare più quelle reattività che avevamo prima. Questo è un momento, naturalmente, del prima c'era il maggior bene di ricerca, ora si cerca il minor male, perché purtroppo questa maledetta guerra ucraina ha creato troppi disagi, voi ne avete parlato molto bene, ne continuate a parlare. È fondamentale che la carenza di alcuni alimenti ci sta creando il problema di trovarne altri che magari prima non erano l'ideale e che ora, in un momento di disagio, possono essere quelli che compensano le carenze, perché la carenza assoluta creerebbe sicuramente delle malattie. Ma insomma, professor Paganini, le esportazioni dall'America, dal Canada, dal Sud America non sarebbero comunque sufficienti nel caso in cui mancasse
diciamo, tutta la quota, chiamiamola europea, tanto per dargli una localizzazione geografica. Ripeto, ma per spegnere qualsiasi allarmismo, in Italia e in Europa riusciamo a continuare con quello che abbiamo e con quello che avevamo e probabilmente continueremo nella stessa direzione. La mancanza, per esempio, dell'olio di girasole è facilmente sopperibile attraverso altri oli che hanno esattamente le stesse caratteristiche, se non in molti casi addirittura migliori. Però la scelta di alcune aziende di passare all'olio di girasole ci dimostra che è stata fatta in modo avventato, cioè si potevano pensare i rischi di andare verso un solo paese produttore. Sempre bene, e per il futuro dobbiamo farlo sempre di più, costruire, disegnare filiere globali, perché ormai avremo solo filiere globali, sostenibili, cioè che riescano ad avere un impatto ridotto sull'ambiente e l'ecosistema, e dall'altra parte resilienti, cioè che nel momento in cui succede un fatto negativo, come purtroppo il dramma della guerra ucraina, come i lockdown, come la situazione di un terremoto, oppure sempre più, e dobbiamo fare i conti con questo, le situazioni climatiche, dobbiamo abituarci che quella filiera si interromperà e dobbiamo immediatamente passare a un'altra che ci offre lo stesso livello di resilienza, lo stesso livello di sostenibilità e lo stesso livello qualità. Noi oggi, faccio un numero, questo per tutti, siamo 7 miliardi e 900 milioni di persone, presto saremo 10 miliardi. Se si fa un calcolo, che Giorgio sa fare benissimo, di 2.000-2.500 calorie al giorno per essere tra l'Europa e i mondi in via di sviluppo, arriviamo a 16 trilioni di calorie al giorno. Ecco, dobbiamo chiederci come possiamo a produrre 16 trilioni di calorie tra proteine, grassi saturi, insaturi, quello che è, zuccheri, eccetera, eccetera. Cioè il fabbisogno che secondo l'OMS è necessario per una dieta dignitosa e sicura. Ecco che è necessario avere delle coltivazioni sempre più tecnologicamente avanzate e dall'altra parte, che è la grandissima sfida, sempre più sostenibili. Se non si fa questo calcolo, possiamo stare qui a raccontarci di quanto è bello. Quando mi parlava di oli vegetali intendeva anche l'olio di palma, naturalmente. Assolutamente, anche l'olio di palma, che se non ci fosse oggi l'olio di palma, metà della popolazione mondiale non avrebbe accesso ai grassi saturi. Ci tengo a ricordare, il 95% dell'olio di palma che entra in Italia e in Europa è certificato come sostenibile. L'Indonesia, che era il paese accusato, ingiustamente a mio avviso, di deforestazione, che c'è stata in passato, oggi è riconosciuta da tutte le ONG come il miglior trend di riduzione della deforestazione. In più ci sono delle regole europee ben precise sui contaminanti, su tanti limiti, e gli oli che entrano in Europa li rispettano tutti, se no non potrebbero rientrare in Europa. Quindi per la salute in questo momento non ci sono pericoli. Poi dobbiamo anche, e Giorgio questo lo sa meglio di me, distinguere quello che è il cibo cosiddetto genuino e quello che è il cibo industriale, che è anche un cibo molto controllato. Per cui anche su qui non dobbiamo cadere nell'emotività, cioè di dire tutto ciò che è industriale fa schifo, perché non è assolutamente vero. È chiaro che magari il pomodoro sotto casa è meglio, però il pomodoro che viene lavorato da un'industria è un pomodoro che è andato attraverso una filiera di sicurezza e di controllo. Lei sì, evidentemente si riferisce soprattutto alla sicurezza alimentare. Ha preso il pomodoro a caso.